Allora, parliamo della tua mostra. Quindi una mostra molto particolare, che tra l'altro principalmente il mezzo che tu utilizzi in questa mostra è la fotografia, ma non solo, anche il video, che si divide un po' in due parti, c'è cioè una serie fotografica realizzata in analogico e una serie di fotografie invece realizzate in digitale anche con degli interventi grafici, insomma delle manipolazioni digitali. Come mai hai scelto questo titolo e quindi quanto la macchina interviene proprio nella produzione di questa serie di lavori? La macchina ha un ruolo assolutamente fondamentale in quanto c'è una continuità tra la coscienza dell'uomo e la coscienza della macchina. Di fatto, seppur rudimentale, seppur assolutamente a uno stadio primitivo, si può parlare effettivamente di una coscienza nel momento in cui c'è anche una forma di automazione. L'automazione, l'automatismo o gli automatismi sono un elemento fondamentale del percorso che mi ha portato a realizzare questo progetto, perché diciamo, solitamente l'idea di automatismo è in contrasto all'idea di coscienza, perché dove c'è automatismo non potrebbe esserci coscienza, ma mi interessava capire dove questi due elementi convivevano e come effettivamente andavano a predisporre un certo stato di cose nella realtà dei più e come effettivamente quindi questa coscienza di macchina potesse effettivamente interpolarsi alla coscienza umana e creare dei cambiamenti nella realtà, anche di come percepiamo la realtà. Questo sì. Allora, Simone, una domanda.